Santa Croce sull'Arno, 40 km a ovest di Firenze. In questo lembo di Toscana viene prodotto il 98% del cuoio da suola italiano e il 35% delle pelli. Il 40% di queste merci sono destinate all'esportazione. Oltre 500 imprese, 6.000 lavoratori, un giro d'affari di 2,4 miliardi di euro. Benvenuti nel cuore del lusso, il lusso del Made in Italy, il settore che non conosce crisi. Non c'è una perdita di mercato, 450 milioni di euro, questo è solo peso, poi c'è tutta la parte semiterminale, questo è solo per lame salato, peso 1 miliardo e 350 milioni di euro. Da gennaio a maggio, sul dato italiano. Quante ore lavora al giorno? Le 3 di notte fino alle 2, tardi maximum alle 5, alle 6. Quindi anche più di 12 ore al giorno? Di più, 12 ore, 15 ore, dipende di roba. Amin, 19 anni, e la sua giornata lavorativa inizia alle 3 di notte. Qui che cosa ti è successo? Quello con lavorare. Gli acidi, c'è l'acqua, ci ha bagnato, hai visto? Ma qui ti è finito dell'acido addosso e ti è venuto sì, questo? Sì. Qui quante persone vivete qua? Qua mio fratello, due cugino, uno sì, io, 5 persone. In 5 persone? Sì. E la pelle che voi preparate, a chi la vendono poi? Gucci, Prada, chi mandi un altro, la mondo, manda Francia. Manda Italia, manda Germania, c'è tanti. Non è l'unico a Santa Croce, dove il numero degli stranieri tra il 2005 e il 2015 è passato da 5.000 a 14.000. Vengono dal Senegal, dall'Albania, dall'Africa subsahariana e in buona parte sono impiegati proprio nelle conce. Il nostro Made in Italy nasce spesso dalle loro mani. Il 90% di questi signori, di questi ragazzi, allora tutti lavorano in conceria. Da un po' che non lavora perché c'è problemi di salute, da colpa di questo lavoro. Cioè che problemi ha avuto? Io ho avuto problemi ai reni e spaccato la rada. Hai spaccato qua l'osso? Sì. E come è successo? Mi è passato il muletto sopra. Quindi non c'ha una pensione, qualcosa di invalidità? Ma no. No, perché non è regola quella. Sono in molte quale persone che hanno avuto. Sono tanti gente qui, sono rovinati. Tanti, non ci danno diritto, non c'è nessuno che. È tanta gente. Che si sono fatti male e poi sono rimasti qua. Tanta gente che senza mano, senza piedi, senza. Sono tanti. Siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile, però siamo utili. Questa gente lavora, fa lavoro forzato, che un italiano non lo potrebbe fare. All'una del venerdì, finita la cerimonia, i fedeli escono di corsa dalla piccola moschea di Santa Croce. È tardi, devono tornare al lavoro. Avremmo voluto parlare direttamente con loro, ma quando ci abbiamo provato, è successo questo. Noi siamo giornalisti, stiamo facendo un servizio sulle concerie. Sì. Una cosa velocissima. Vabbè, ok. Dove lavoravo tutto posto. Tu lavori in conceria? Sì. E com'è le condizioni di lavoro, come sono? Posso chiedere una cosa al volo? E noi siamo dei giornalisti. Stai facendo un lavoro sulle concerie, possiamo chiederti. Qui, in paese, di certe cose non parla nessuno. Il perché ce lo spiega Papa Demba Dia, sindacalista della UIL, da sempre impegnato sul fronte delle concerie. Qui l'ideale sarebbe di mettere una mascherina e addirittura anche occhiali, perché spesso vola. Per si discarnisce, devono per forza avere delle cuffie, lavorarci qui per anni vuol dire proprio rovinarci il timpano. La sicurezza ha dei costi e la gente tende a tagliare. Qui la precarietà gioca un ruolo essenziale. Su 4.000 addetti, almeno 1.500 sono precari. Io se ti faccio il contratto giornaliero o ogni venerdì, il giovedì non chiederai mai un aumento o sia di livello che di qualità lavorativo o in sicurezza, perché tu pensi prima a dire
Io spero di ritornare la prossima settimana. Insomma, c'è un solo modo per parlare con i lavoratori delle concerie: fingersi uno di loro. Ed è quello che abbiamo fatto. E anche giorno per giorno di qua. Anche uno al giorno. Comando loro, basta. La mascherina non mi piace. Però i giri di soldi li fanno girare comunque le pelle. Ha toccato l'acqua quello. Con l'acido? Sì, acido quello. Però secondo me il padrone non si interessa se si fa male, non si fa male. Ma quindi no, il padrone non l'ho visto, non l'ha visto. Sì, l'avevo visto il padrone, lui non ritorna a lavorare più. Ah, perché non vuole gente che si fa male? No, perché se ti fai male ti caccia. Ma non ti fai male, cioè. Sì, sì, male, come no, vedi? Ah, ma queste sono bolle perché gli agenti chimici. E così, hai visto? Sì. Sempre male, normale questa. E non ti danno dei guanti buoni, quindi. Ma quanto ti pagavano più o meno? Ah, quindi 7,30, 12, 13, 16 e 30. 1.400 al mese. E di quanto era questo contratto? Di un mese? Cioè ogni mese te lo facevi? Cioè un mese così. E se il lavoro... Dopo sei andato a farti vedere queste bolle che sono in ospedale, insomma, no? No. Cioè il capo, il padrone non si interessa che ti fai? No, no. Il padrone non vendere, sempre interessa quel lavoro. Vai lavoro, vas. Quanti metri, no? Fai sporco. Ti spaccano, sì. Spaccano i guanti e ti fanno male. Però non dare con lavorare io padrone, no, senza mai pagare, sempre pagare con l'orario lavorare, no, solo questo. Quello, se facevi più ore non ti davano, più ore non te le pagavano, no, sempre 2 euro in più, sempre 2 ore in più. Dai, in bocca al lupo, ci vediamo in conceria, dai. I nostri interlocutori non mentono, eccoci dentro alcune aziende. Basta varcare le soglie di alcune concerie per trovarsi di fronte a spettacoli come questi. Cioè, in generale qui si lavora un po' tutti per le firme, più si lavora con firme o di musica. Una volta capita che ti fanno lavorare anche sabato. Ad esempio io lavoro sabato, ma il sabato sì, quando appena finisco, mi danno 50 euro a mano subito. Ok, però quello è un coso nascosto. La prima volta che io lavoro, sai, un contratto di quanto avevo? No. Avevo un contratto di 2 ore presso. Sai perché? Perché avevo bisogno come te. Se faccio 200 ore, se faccio 10 ore fino a mese, prendi questo. Lavoro nero, straordinari pagati fuori busta, situazioni di sicurezza spesso carenti e continui infortuni. Non è così ovunque, chiaro. Gli scenari più critici a Santa Croce riguardano i contoterzisti, coloro cioè che vivono di commesse per conto delle grandi concerie. Circa metà delle imprese in tutto il distretto rispondono a queste caratteristiche. Il lavoro non è mai costante, i guadagni sono risicati e i risparmi spesso vengono fatti sulla pelle dei lavoratori, ad esempio puntando tutto sui contratti interinali. Che cosa significa per un lavoratore veramente avere un contratto di un giorno? Come fa? Significa lavorare e basta, non avere la dignità. Lì i vincoli sono più snelli, spesso le concerie o le aziende non si vogliono prendere la responsabilità di fare contratti. Un giorno, ha detto alla rifinizione, ha detto alla produzione, 4 giorni. Secondo il rapporto Una dura storia di cuoio, promosso dall'Unione Europea, gli interinali rappresenterebbero oggi il 28% dei lavoratori del distretto. Abbiamo provato anche noi a farci assumere. Si prende, si prende qualcuno, si prende con lavoro interinale, cioè quanto prende te, quanto prende un sindacalista, ma entra tutti tramite le agenzie. Salve, posso? Ho visto che per lo più lavorano ragazzi stranieri, no? Un caso? No, non è un caso, tipo qua noi accanto abbiamo una scannatrice, sì. E praticamente sono rimasti solo senegalesi. Italiani? Sono tutti interinali. Ah, ok. Che tipi di contratti ci sono più o meno? Breve. Salve.
letto, posso essere qualche giorno, una settimana. Però una volta che firmo con voi, cioè, ho un contatto con voi, non con l'azienda. Sì, noi siamo il tesoro di cultura. I lavoratori interinali si trovano letteralmente in balia delle aziende, le quali, in nome del risparmio, possono imporre le condizioni che vogliono. Chi protesta rischia di ritrovarsi disoccupato. Se le schiavo dell'agenzia, ti mando dove vuole l'oro. Grazie mille, buon riposo allora. Sì, grazie, grazie. Buona chance. Chiamami. Sì. Non ci sono dati ufficiali che collimino sul numero degli occupati del distretto. La Camera del Commercio dà un numero, l'Associazione degli Industriali dà un altro numero, l'Ufficio per l'Impiego dà un altro numero ancora. Una cosa assurda. È un clima di omertà. Perché a Santa Croce i conciatori sono una potenza. Sulla questione ispezioni dell'ispettorato del lavoro, cos'è che avete rilevato da questo punto di vista? Il numero delle aziende controllate si è diminuito nel corso del tempo. Eppure un controllo ci dovrebbe essere. Il non facile compito tocca all'ispettorato del lavoro provinciale con sede a Pisa, che tuttavia in tutto il 2017 ha portato a termine soltanto 23 ispezioni. Non avete un po' le armi spuntate? Cioè, nel senso che un settore così importante e così numeroso, ma... solo 23 ispezioni. È chiaro che più forze si ha, più si può intervenire, evidentemente. Non ci sono solo le concerie, ci sono i servizi, c'è l'agricoltura, c'è l'edilizia. È chiaro che se invece di 16 ispettori ce ne fossero 32 sarebbe meglio, 64 ancora meglio, 128 ancora meglio. Se dovessi fare, quest'anno si fanno 100 ispezioni sul concerto. E chi fa? Quando c'hai 650 denunce a mano da gestire. Ma cosa può diventare la pelle di Santa Croce? Per scoprirlo dobbiamo fingerci dei rappresentanti, avere un campionario e soprattutto essere disposti a spendere per entrare nel giro. Dobbiamo essere credibili e il nostro passepartout è Giuseppe Iorio, un ex top manager dell'alta moda. Il nostro viaggio inizia da una delle tante concerie di Santa Croce. Siamo qua in giro per cercare della pelle per fare gambaletti e borse. C'è la possibilità, una volta scelto l'articolo, anche di approdare pure al prodotto finito? Cioè di venire fuori da qua, da questa zona, con la borsa alla fine? Sì. Intanto si parte dal punto di vista, diciamo, del pellame, da 0,7 al 2,2. Che 0,7? Ah, 0,7 pure. 0,7 è un po' più sottile. Sì. Qui il prezzo, questo articolo qui, 35, questo qui 32. Da un metro, quante borse di questo c'è? Sì, fa due borse. Due borse. E questa è la pelle che abbiamo messo a posto. Vi possiamo fornire, diciamo, denominativi più che validi. Non lontani. Quindi non lontani, non tutti qui nella zona, perché la zona, cioè, se fate caso, tutte le fibre sono tutte a Scandicci, che è, e quindi... non avrebbe senso che loro fossero posizionate lì se alle spalle non avessero, diciamo, una solida base manifatturiera che li circonda. Ma il livello qualitativo è buono? C'è, cioè, chi lavora, non mi viene in mente, nostro vicino, diciamo, collaboratore che lavora per altri che lavora per. Ecco il prezzo. Con 35 euro di pelle si fanno due borse. Ora abbiamo la materia prima e anche una lista di produttori che già lavorano con i big della moda. È il momento di andare a Scandicci. Buongiorno, senti, puoi venire un attimino di qua da me, perché ci sono due signori per parlare un attimo di alcuni pezzi da produrre e quant'altro. Il mondo della periferia si muove intorno a sé, punto. Cioè, okay. Poi se no non veniva tutti qui a produrre, no? Noi lavoriamo diversi gruppi, sono tutti cinesi, tranne uno italiano, insomma. Oggi chi produce in provincia Trieste l'85% sono cinesi. Chi vi racconta una cosa diversa vi dice una cazzata. Sì, i cinesi sono delle macchine da guerra. Sono come computer. Di differenza. Sì. Cioè, il cinese rispetto a loro è chi lavora 6 giorni alla settimana e 11 ore al giorno. Tutti lo sanno. Tutti lo sanno. Fa parte di ciò, insomma. La polizia, i carabinieri, aspettando il lavoro, sanno di questa situazione. Ogni tanto fanno qualche esploit pubblicitario in televisione, però insomma,
I grandi marchi stanno molto attenti a non sputtanarsi. Dico, ma non potrebbero pretendere dire basta, no, italiano e basta, me ne frega che stai nella zona di Scandicci, ma io lo voglio italiano, voglio venire tutti i giorni là a vedere che sei italiano. Come? Si smette di fare le borse. A questo punto, sì. Parlano tutti di etica, di cose, ma non esiste più niente. Quanto può guadagnare un cinese al mese, ipoteticamente? Cioè, il vettino cinese vive 2000 euro in tasca, dei contributi non gli porta un piffero, cioè, si prendono soldi tutti black, perché un fan delle buste paga di 200 euro e 1.800 gli danno cash. C'hanno un sistema bancario suo e funziona grande, assegni, c'è un assegno, il cinese va a Padova, non so perché a Padova c'è questo assegno, come fanno a incassare? E così dietro un'azienda specializzata italiana c'è un esercito di cinesi che lavorano 6 giorni su 7, dalla mattina alla sera. Arriviamo nell'area industriale di Osmannoro. Nel capannone si muore di freddo. I lavoratori cinesi mangiano sulle macchine da cucire per non perdere tempo. Nelle postazioni ci sono anche delle ragazzine. Tra cavi, colla e cucitrici ci sono anche dei bambini. Voi già pure lavorate per Alta Moda? Non la fai più qui? Qua no. Però la qualità è buona. La qualità sì, va bene, però sti quello di qua non va bene. Capito? Perché? No, fare sempre qua girare, qua girare. Ah, quindi no. Però sì, va bene, io chiamo a mio fratello, sì, da solo una fabbrica, se sì, va bene, lavoro. Ma però sì, qualità, vuoi prezzo di più alto, cioè, sì. Dopo un paio di telefonate ci rimettiamo in strada e Feng ci accompagna da suo fratello. Mi puoi indicare qualcuno che fa lavori importanti veramente? E non piacciono che quello che stanno lavorando perché manca sua, poi visto che come io già lavorare con perché quella direttore che quando vengono perché si sta lavorando per altri, okay. Capito? Per quella anche il problema è una questione di fiducia e per chi produce per le griffe siamo solo due sconosciuti, non ci resta che alzare la posta. Io compro questo colore per me. Ciao. Il grigio pure le tre gambe del marrone. Perché io ho parlato con lui, no? Perché lui c'è il suo parente, però di solito questa qui loro non vuole fare. Proviamo, così al massimo capiamo anche noi. Fai un colpo di telefono. Se lui vuole bene, se no non fa niente, dai. Il telefono squilla ancora. In viaggio verso un'altra area industriale. Questa volta andiamo dallo zio di Feng e Li. All'ingresso del capannone, casse d'acqua e verdure per terra. C'è anche un italiano che fa da filtro. Se non sono dei creativi, non sono anche... Sì, questo lo loro fanno solo come una fotocopiatrice. Quindi non fanno. Il prodotto vostro, vi può dare un'occhiata e chiedere la Ma per vedere le borse di marca dobbiamo convincere Song. Possiamo vedere il mio tecnico, vede solamente i tipi di... come fai i prodotti tu. E così capiamo e ci mettiamo d'accordo. Grazie. Ed eccola, la nuova collezione di Salvatore Ferragamo. Quanto costa uscire questo? Questo? 45. Qualche metro più in là, già finite, ci sono le borse di un altro grande marchio italiano. Questa più o meno per assemblare quanto? Questo è 49. 49. Vengono proprio loro qui? No, non è direttamente, l'abbiamo preso da un italiano. Ah, l'avete preso da un italiano? Sì, siamo te. E tu hai provato ad avere invece direttamente? No, a noi è meglio. Anche con Ferragamo non lavori direttamente tu per Ferragamo? No. Noi siamo sempre te. Sempre te. Non è direttamente. Perché non metto il Ferragamo? No, Ferragamo non si va direttamente, no. Per esempio, uno straniero, no? No. Diciamo. E poi forse lui non vuole venire qui direttamente? No.
pagano meno di 50 euro per confezionare una borsa. E chi la compra ha idea di cosa c'è dietro? Abbiamo questa qua che non è proprio un rosso, è un color mattone. Questa già fa parte della nuova collezione. Questa nuova collezione? Sì. Questa signorina dove che viene prodotta? Tutte le nostre borse vengono prodotte a Firenze. Ok. Qui abbiamo il nostro headquarter, possiamo dire la casa madre a Firenze, lì abbiamo la fabbrica dove si fanno le borse, dove si fanno anche le scarpe. Tutti artigiani italiani? Sì. Quanto costa questa? Allora, questa borsa qua viene 1590. I risultati della nostra inchiesta sono stati trasmessi ai responsabili di Salvatore Ferragamo, i quali, ringraziandoci per la segnalazione, hanno ribadito la loro volontà di prevenire situazioni di questo genere all'interno della propria filiera produttiva. A novembre, proprio nella stessa zona industriale che abbiamo visitato, la casa di moda fiorentina ha depennato due laboratori cinesi che lavoravano per un suo fornitore in condizioni simili a quelle che abbiamo mostrato. L'azienda si è dotata di un rigido codice etico al quale sono tenuti ad attenersi anche i suoi fornitori diretti, ma evidentemente non tutti lo fanno. The Virgin Forza. We shed some tears of love now, like a tears of tenderness.